Peppe Iovino, che è un altro dei candidati giovanissimi, che voleva dire una cosa proprio su questo argomento. Mi fa molto piacere che le ha fatto questa domanda molto importante, e andava fatta, perché in una città come Napoli, quando si parla di rilancio, penso non si possa non parlare di legalità, intesa in tutti i livelli. Io abito a Secondigliano, io sono uno di quelli, diciamo così, che a Secondigliano non se ne vuole andare. In questi momenti, in quel quartiere, tornano a sparare. Molte persone per bene che vivono lì, quando vedono l'ennesima notizia di un cadavere, pensano: me ne devo andare. Io penso di no, e come me tantissimi ragazzi che non li trovate sui giornali pensano che si può vedere un quartiere diverso in quelle zone. Tanti politici in questi giorni, ma anche in tutte le campagne elettorali, vengono sempre a fare la passerella in quella zona, promettono qualsiasi rilancio, promettono condizioni sociali migliori. Tuttora ora i candidati stanno proprio il tappeto rosso, ne abbiamo 10 che vengono ogni giorno quasi come un calendario. Purtroppo per le famiglie della zona, che vivono tra mille difficoltà, non migliora mai nulla. Si può dire che la zona in difficoltà, e posso parlare di quartieri come Ponticelli, come Secondigliano, Scampia, Miano e tanti altri, perché Napoli purtroppo ha questo problema molto diffuso, lo vive sulla pelle l'abbandono della politica. Le istituzioni, magari quando avremo il prossimo morto innocente, quando avremo il prossimo funerale con il vertice istituzionale e il vertice delle forze dell'ordine in primo piano, si meraviglieranno, diranno le migliori, diciamo così, le migliori frasi da antimafia contro personaggi che magari abbracciano non in privato. Le istituzioni e i vertici delle forze dell'ordine magari si meraviglieranno di come l'ennesimo agguato, l'ennesima, e magari non si rendono conto che basterebbe poco in quel quartiere per mostrare una nuova realtà. E una nuova realtà le intendo con condizioni sociali migliori. Io stamattina scendo di casa, vedo ragazzini, fanno di tutto, e spesso mi chiedo: ma di cosa parliamo? Sui giornali spesso si scrive di tutto, ma non si scrive la realtà. Lei magari immagina, persone che non abitano lì, che ci sono tantissimi ragazzi, associazioni che magari non hanno fondi perché non sono appoggiati da Tizio, Caio, partiti o altre fondazioni importanti, ma tra minacce e intimidazioni vanno a prendere i ragazzini di famiglie alle medie, alle elementari, di famiglie che magari sono legate alla criminalità, e li portano a scuola. Le hanno fatto per un anno, 7 su 10 di quei ragazzini dopo qualche mese aspettavano la persona che li andava a prendere, non con diffidenza, ma l'aspettavano vestita. Le parlo delle vele di Scampia, quei bambini a settembre non volevano andarci ed era una lotta. Io questa e dopo quella persona che faceva questo ha avuto anche delle minacce, continua a farlo e continuava a farlo. Quella persona non ha avuto dei fondi, non ha avuto ha chiesto un palazzetto in cui farla, e molte, cioè, le parlo di questa persona, ma le posso dare tantissime associazioni che fanno questo, danno a quei ragazzi un esempio concreto. Non parlo di legalità con, cioè, nozionismi che magari non li ascoltano i ragazzi, ma la mostrano la legalità ogni giorno, nelle piccole cose, nelle grandi cose. Non gli parlano magari di borsellino, magari non lo riescono a capire, gli parlano degli esempi concreti, gli parlano di quanto lo stesso gesto può portare a loro un danno. E mostrando questi esempi concreti alle famiglie che vivono lì, le famiglie non aspettano altro. Però se invece vedono il totale abbandono da ogni giorno, zero aiuti, ma un abbandono totale, messi sempre come gli ultimi, sempre come un ghetto, messi altrove, poi è normale che le famiglie per bene dicono: vabbè, all'ennesima morte se ne va, i ragazzi vogliono solamente andarsene. E purtroppo altri scelgono la strada della criminalità e affondano le basi di spaccio. Quindi quando poi vediamo Schitolone, quando arrestano il grande boss, dobbiamo sempre pensare che ci sono altri 10.000 ragazzini che da 8 anni fanno le file sotto le piazze di spaccio perché non hanno un domani. Parlo di futuro, che a volte parlo di futuro, domani vuol dire proprio il giorno dopo. Quella è la gravità di quelle zone. E quando mi si parla di sconfiggere la camorra, sì, è una parola grande, ma se ci si mette con un impegno, e parlo a livello sociale, basterebbe poco. Ci sono tantissime persone lì che vogliono fare qualcosa. Già il fatto che non ci sia più il clientelismo per dare, credo, anche uno spazio in cui far fare dopo scuola, non parlare di chissà quali parole, dopo scuola, ragazzi, non lo danno se lì non c'è l'amico o gli amici degli amici. Questa cosa non è scritta sui giornali. Tante associazioni che fanno anti-racket sono legate ai clan, magari, e chi lo fa davvero, chi davvero passeggia in quelle zone tra minacce e cose varie, si va a prendere i ragazzini nelle case, quelli non hanno spazi che magari il comune è in disuso, ancora deve assegnare. Quella forse è la vera violenza, il vero soprusso, quello istituzionale. Io mi auguro tanto che tantissime persone non vogliano scappare. Si ricomincia a sparare in questi giorni? Spero di no. Spero che, guardando quelle lenzuola bianche, lo guardino e pensino a quanto male facciano loro nell'indifferenza. E quel lenzuolo bianco deve insegnarci a tutti
e intendo i concittadini miei, che si può rinascere in quei quartieri, possiamo rinascere, se ovviamente non pensiamo solamente ad andare via, che non c'è speranza, troppe spose dice non si può cambiare. Mi scuso se purtroppo sono emozionato, ma non sono abituato.